Pollicioni verdi da laggiù, spero che mi si veda e mi si senta bene. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo ovviamente di un argomento molto importante. Continueremo a parlare di concimazione del prato in inverno, o meglio di concimazione del prato prima dell'inverno, sotto un altro punto di vista. Il mio modo di vedere è molto importante. Perché è molto importante? Perché con quello che vi spiegherò in questa diretta, in questo video, riuscirete a mettere in pratica una concimazione che vi permetterà di attendere un po' prima di fare la vera e propria concimazione invernale. Chi tra di voi ha seguito le dirette sa che il prato che vedete qui è un prato che è stato arieggiato, tagliato basso e riseminato da pochissimo. Sono passate 4 settimane circa. È stato chiaramente nutrito nella fase iniziale attraverso l'utilizzo dei concimi starter, ok? Quindi abbiamo dato un concime, ho dato un concime fosfatico con una discreta parte anche di azoto. Ovviamente questo concime, l'effetto di questo concime adesso è terminato. E quindi davanti a me c'è la prospettiva o di anticipare la concimazione preinvernale, che solitamente adesso inizia a essere ancora un po' presto. Si può fare, non sto dicendo che non lo puoi fare, però se vuoi conoscere le tecniche super avanzate che utilizzo io nella gestione di questo prato per ottenere anche questi risultati che vedi, adesso ti verrò a spiegare quello che vado a fare. Alcuni tra di voi che probabilmente avranno visto le scorse dirette, aspetta che finisco qua di dare la pulita e poi ti spiego perché sto facendo questa pulizia della pompa, anzi chi tra di voi ha visto la diretta ieri o l'altro ieri già l'avrà capito. La scorsa settimana, dopo il secondo taglio del prato, è stato eseguito un trattamento di tipo radicale, no? Ovvero ho utilizzato un radicante, perché un'operazione di tipo appunto radicale da dare al prato, e per fare questa operazione ho utilizzato anche un agente umettante, ho utilizzato un prodotto liquido, per cui adesso sto facendo la pulizia della pompa. Perché? Perché il trattamento che andrò a fare adesso, che non è un trattamento, è una vera e propria nutrizione di tipo fogliare, mi servirà per coprire le prossime 2-3 settimane, perché la mia intenzione è fare in realtà la concimazione preinvernale un po' più avanti, quindi farla la prima settimana di novembre, andando a distribuire quei concimi che trovi anche nella descrizione. Allora, per coprire questo tempo, nel senso per riuscire a mantenere questo tipo di estetica nel prato, lo vedete, no? Colore pieno, denso, scuro, uniforme, veramente bellissimo a vedersi. Però per riuscire a mantenere questa cosa qui, adesso vorrei dargli una piccola spinta nutritiva, e la strategia per dare questa spinta nutritiva potrebbe essere di due tipi. Potrei utilizzare dei prodotti granulari a pronto effetto, ma in questo caso utilizzerò una strategia di tipo liquido. Che cosa andrò a utilizzare? Io da laggiù immagino si veda poco, adesso mi avvicino così ti faccio vedere un po'. Questa è la pozione magica che sto per andare ad inserire all'interno della pompa. Ti spiegherò i prodotti che ho messo dentro, ti spiegherò anche la diluizione specifica, ok? So se il telefono mi inquadra qui lateralmente. No, eccoci qua, ero un po' fuori campo. Allora, facciamo così, mi metto, qua non riesco a fare l'inquadratura, ma insomma, faccio vedere, questa è la pozione magica. All'interno di questa pozione magica, mi sembra Asterix e Obelix, per chi se li ricorda. Che cosa ho inserito? Ho inserito un prodotto a base di azoto ureico e ferro, è un prodotto della Botos, trovi tutto quanto nella descrizione di questa diretta. È un prodotto che ha un alto contenuto di azoto ureico. L'azoto ureico dato nel terreno non ha un'azione immediata,
L'azoto ureico invece dato sulla foglia del prato veramente viene assorbita in 3-4 giorni e vi farò vedere il cambiamento anche di colore, perché all'interno di questa di questo cocktail, chiamiamolo, c'è anche del ferro, perché fa parte del prodotto che trovi nella descrizione. Dubito che prenderà, che virerà un colore ancora più scuro rispetto a quello che è già presente, ok? Però qualcosa, secondo me, oggi è domenica, fra 4 giorni, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, tra giovedì e venerdì faremo una piccola diretta e ti farò vedere anche l'effetto finale. Oggi siamo baciati dal sole, quindi è una ottima giornata per riuscire a fare questo tipo di trattamenti, perché la foglia al tatto adesso, almeno qui, non nella zona nord, però è quasi asciutta. Ecco un limite di questi trattamenti, che però in realtà non è che se la foglia è bagnata lo perdi completamente, non ha la stessa efficacia, ok? Adesso il prato sta veramente lavorando grazie alla luce del sole, grazie alle temperature, adesso qui sicuramente sono un po' elevatine, e all'interno di questo prodotto, adesso vado vicino alla pompa perché ti spiego anche le diluizioni che vado a fare e perché le modifico rispetto a quello che sono le tabelle, no? Inserite all'interno anche del metodo Best Prato. Allora, io all'interno di questa pozione, di questo cocktail, ho inserito circa 300 grammi di questo prodotto, dai, diciamo anche il nome, si chiama Green Up, però voglio dire, potete utilizzare anche dei prodotti della concorrenza, quindi di altre marche, questo è un prodotto della Botos, è un 1600, ok, quindi ha 16 unità di azoto ureico, e io utilizzerò un dosaggio di circa 300 grammi per 100 metri quadri di prato. Queste sono un po' di più, quindi ho aumentato un po' la cosa. Non contento di fare questo, siccome questo prato non ha subito ancora nessun trattamento dalla fine dell'estate di aiuto fogliare, perché ovviamente è stato riseminato, ho inserito al proprio interno anche qua, secondo me, come posso dire, l'elemento, il prodotto, il trattamento più potente in assoluto, ovvero ho inserito un po' di alghe brune, di alghe di Ascophyllum nodosum, di estratti d'alga, sono dei prodotti disponibili e anche questo prodotto lo trovi nel link in descrizione, ok? Basta, in questo caso ho utilizzato un dosaggio un po' più elevato del solito, generalmente si utilizzano delle quantità veramente molto piccole, 60 grammi per 100 metri quadri di prato, io ne ho utilizzati, ne ho utilizzati 60, ok, 60-70 per questa cosa, quindi ho fatto un bel trattamento pieno. Adesso ho messo un po' di acqua nella brocca perché vado a versare il prodotto nella pompa, ok? Una classica domanda che mi viene fatta, ok, è questa: ma Fabio, in quanti litri d'acqua? Io sono solito rispondere sempre nella stessa maniera, no? 10 litri d'acqua per 100 metri quadri di prato. In questo caso i metri quadri sono 130, 140, 150 e dovrei fare 15 litri di acqua, ok? La pompa è da 15, quindi dovrei riempirla. In questo caso invece non farò così, cioè diminuirò un po' la quantità d'acqua, perché vediamo chi tra di voi lo capisce. Siamo in autunno pieno, la foglia del prato è umida, quindi la foglia del prato ha già una sua umidità, ok? Quindi se io vado a diluire troppo, quell'umidità della foglia lo diluirebbe ancora di più, il che non mi va bene. Allora in questo caso io diminuisco più o meno del 20%, ok? Quindi praticamente vado a inserire solamente 10 litri d'acqua, ok? In questo caso qui. Perché 10? Perché sono 150 metri quadri di prato. Nel caso di voi aveste 100 metri, tieni in considerazione tipo 8 litri, ok? Come quantità. Questo è un piccolo trucco che si utilizza quando si fanno i trattamenti di tipo fogliare durante le stagioni autunnali, durante le stagioni un po' più fresche, oppure anche durante le stagioni umide, durante le stagioni piovose, quando non riesci a fare il trattamento nel giusto periodo. In questo caso utilizzerò questa meravigliosa attrezzo, che è questa pompa della Stoker, che benedetto signore quando me l'ha fatta scoprire,
ok? E veramente, cioè, mi permette di fare questo trattamento, lo vedrete, in pochissimo tempo. Cioè, è più il tempo che sto qui a spiegarvi le cose e a preparare tutto il composto che non poi a fare il trattamento effettivamente. Perché grazie a questa, da laggiù non si vede, poi adesso farò un passaggio, però grazie a questa barra munita di quattro ugelli e larga circa 1,30 m, li getto con una passata, con una camminata su questi 10 metri, faccio 15 metri quadri in 10 secondi. Quindi veramente si sta pochissimo. Ci ho messo un po' troppa acqua, sapevo, mentre parlavo con voi mi sono un po' perso. Che cosa, quali altre attenzioni dobbiamo avere? Ovviamente il consiglio è sempre quello di fare i trattamenti in autunno, cioè in questo periodo, i trattamenti tipo fogliare, farli a quest'ora qua, ok? Cioè farli nel momento più caldo della giornata e soprattutto nel momento nel quale poi ci sono un bel numero di ore prima che faccia buio, perché bisogna dare il tempo, cioè in questo momento prima del buio poi il prato fa l'assorbimento massimo di tutte quante le cose. Quando inserite il prodotto all'interno di qualsiasi pompa, mi raccomando ragazzi, anche se l'avete già bene mescolato precedentemente come ho fatto io, cioè l'avevo, siccome soprattutto i prodotti con le alghe sono, cioè, si sciolgono bene a patto che vengano prima agitati molto bene, disciolti molto bene. Quindi il mio consiglio, adesso qua sto cercando di sistemare senza fare malanni, il mio consiglio è quello di fare delle forti agitazioni sia in senso traversale così che in frontale. Quando hai fatto 3-4 di questi movimenti vigorosi, sai che le robe in sospensione sicuramente si sono diluite. Quando utilizzi le pompe, ok, in questo caso puoi utilizzare sia la spinta che il traino, in questo caso non c'è molta differenza, ok? Basta, adesso faccio un piccolo passaggio, così ti faccio vedere la facilità con cui potremmo cronometrare. Una cosa che mi sono dimenticato di dirti è questa, ok? Questo prato è veramente stato ammendato, siccome ho fatto molti video sull'ammendatura, ok, è veramente super mega arricchito di sostanza organica, forse anche un pelo troppo, e infatti è stracolmo, adesso li sto andando a vedere, di, tu non li vedi da lì, però fidati che ci sono, mi è caduto il microfono, è pieno, cioè pieno insomma, neanche tanto pieno, però c'è un bel po' di cumuli di terra di lombrichi, ecco adesso qua non ce ne sono, che stanno ad indicare, sono dei fattori positivi, cioè stanno ad indicare una corretta e una buona fertilità del terreno, ok? Adesso torno in là, accendiamo, io ci passo, posso utilizzare un rastrellino come questo per sparpagliarli un po', una bella giornata di sole, e ecco, ho trovato una foglia di infestante in tutto il prato. Fortuna? Dite che sia fortuna? Un'altra piccola pulizia qua, che ci sono un po' di cumuletti. Il problema di questi cumuli non è tanto che loro, cioè potrebbero rimanere, il problema è che facendo questi trattamenti, andando comunque a calpestare il prato, li schiacciamo. E molti di voi che lo sanno, sanno benissimo che nel momento in cui vai a schiacciarli, poi lì il prato fatica tanto. Vabbè, poi comunque puoi intervenire anche successivamente. Allora, facciamolo in spinta, così mi avvicino verso di voi, accendiamo, non so se si sente, veramente una praticità incredibile. Contate voi i secondi che sto a fare 15 metri quadri di trattamento. 15 metri quadri di trattamento fatti praticamente adesso che sono arrivato qua in fondo, ok? Adesso fermo la pompa e così vengo, magari la metto sul marciapiede. Questo era un po' l'oggetto di questa diretta. Adesso spostiamo un po', no? Volevo cioè farvi capire l'importanza e la possibilità di fare questo tipo di trattamenti. Nel metodo Best Prato sono chiamati trattamenti di transizione. In realtà hanno veramente
tantissime funzioni, perché ti permettono di creare in buona sostanza una finestra. Quanto dura questo prodotto? Guarda, ti posso dire che io potrei poi spostare la nutrizione a fra 3 settimane che non sentirei nessun scompenso, ovviamente in un prato correttamente nutrito, correttamente manutentato. E come concimazione di transizione ci permette veramente di fare tutta una serie di lavorazioni quando le vogliamo fare. Io, siccome nelle prossime 2-3 settimane, come ti ho detto, volevo fare degli altri video sul prato, non volevo mettere subito il concime, perché volevo fare un bel video in cui ti facevo vedere la concimazione con quale concime. Fermo lì, faccio vedere. Ovviamente, ragazzi, fare questo tipo di nutrizioni non significa assolutamente, eccolo qua, questo tra le altre cose è un prodotto, adesso si è tutto rovinato, che in questo confezionamento lo trovi solamente in Best Prato. Fare la concimazione di transizione, ragazzi, mi raccomando, non significa assolutamente saltare la concimazione di preinvernale. Ti ricordo che la concimazione preinvernale, se vuoi che il tuo prato rimanga bello, sano e forte tutto l'anno, è obbligatoria, non puoi assolutamente saltarla. Piuttosto salta la concimazione di transizione, se non sei un pollicione, fai subito la concimazione granulare. Il bello della concimazione di transizione in questo caso è che sto facendo 2 trattamenti in uno. In realtà ti ho detto anche una bugia, perché in questo caso io ne sto facendo 3, perché al prodotto, oltre che aver messo l'azoto ureico, il green up per capirsi, il pre-stress, le alghe brune, ci ho anche aggiunto un induttore di resistenza, in questo caso il Safe, che è un altro prodotto della Botos che serve a dare zinco e manganese. Quindi faccio praticamente un trattamento di riporto di microelementi, con in più anche dei microelementi che funzionano a livello di induzione alla resistenza. Ok? Quindi pensa un po' quanta roba ho fatto in questa cosa. Io solitamente non dico queste cose perché sono comunque una persona che tende a voler fare massimo 2 prodotti all'interno del cocktail, perché è meglio distribuire le cose, ma siccome devo fare tanti video, devo farvi vedere tante dirette, oggi ho voluto addirittura fare un super cocktail. Va bene, pollicioni? Allora, nella descrizione di questo video troverai più o meno tutto. Ti ho messo i links ai prodotti che sto utilizzando per la concimazione di transizione e te ne ho messi di 2 tipi. Uno, che l'ho chiamato, mi pare, avanzato, e uno invece base. Quello base secondo me va bene, io avrei potuto fare anche quello base qui, però siccome voglio farvi vedere tutte quante le cose, ho utilizzato quello più strong, quello con contenuto di azoto ureico maggiore. Se sei solito, se l'avessi tu già utilizzato, per esempio a settembre, una concimazione fogliare, allora in questo caso potresti utilizzare tranquillamente un prodotto molto più bilanciato che ti ho lasciato in descrizione. Nella descrizione ti ho messo ovviamente anche i links ai concimi granulari che poi vanno utilizzati prima dell'inverno, quindi concimi assolutamente da non dimenticare, e all'interno e nella descrizione te ne ho inseriti anche in questo caso di 2 tipologie, no? Ti ho messo il prodotto secondo me standard per antonomasia, un prodotto che veramente, non lo dico solo io, che sono, diciamo, un ambassador di una nota marca di prodotti. Io li uso, mi trovo benissimo. Nel caso specifico della concime di spinta primaverile invernale, del concime antistress invernale, e anche quello estivo però, non hanno paragoni rispetto agli altri, perché la caratteristica del concime, di quel concime lì, è che è ricoperto da delle resine che non reagiscono con umidità e quindi ti rilasciano veramente l'azoto in maniera ottimale. All'interno della descrizione di questa diretta ti ho inserito anche altri links, in particolare un articolo nel quale è spiegato proprio tutta quanta la concimazione del prato prima dell'inverno, che va presa in considerazione sia a livello granulare che a livello del terreno, però adesso non mi voglio dilungare qua. Se anche tu sei comunque una persona che è un bel pollicione verde, a cui piace avere un bel prato sano, forte, bello tutto l'anno, queste semplici cose che ti sto dicendo assolutamente non le devi
non fare l'errore di non eseguire, non della concimazione di transizione, ti ripeto, la concimazione di transizione è per quelli veramente tosti che vogliono prati a questo livello. La concimazione granulare invece è ovviamente una nutrizione, quella è obbligatoria, va considerata obbligatoria. Se non fai la concimazione azoto-potassico, meglio potassico-azotata, prima dell'inverno, sappi che le probabilità che il tuo prato si ingiallisca presto, si diradi, si ammali durante l'inverno, crescono in maniera esponenziale. Ok? Basta, con questo è tutto. Ragazzi, oggi in questa diretta mi perdonerete se non riesco a rispondere alle vostre domande. Vi ricordo che però domani sera alle ore 21 sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook, faremo una diretta nella quale darò molto più spazio alle vostre domande, quindi vi invito nella descrizione qua sotto, ho anche inserito i links per iscrivervi al canale YouTube, che è un po' la nostra vera voce, no? Ovviamente le dirette le facciamo anche qui quando riusciamo su Facebook, però i contenuti più densi, i contenuti più utili, i contenuti più risolutivi li trovi là. Quindi il mio consiglio è sempre quello, ovviamente segui la pagina Facebook di Besprato, ma ricordati anche che abbiamo questo canale, ti ho lasciato il link nella descrizione qua sopra, ecco, iscriviti al canale, siamo oltre 25.000 iscritti. Quando ci penso mi vengono i brividi. Nella descrizione ti ho lasciato anche i link alla newsletter, mercoledì ci sarà un'importantissima newsletter veramente molto molto utile per tutti i pollicioni verdi che vogliono continuare ad avere un bel prato tutto l'anno, per cui insomma nella descrizione trovi tutto quanto. Con questo è tutto, io vi saluto, adesso lascio un po' per qualche minuto aperta la diretta, così vedete come eseguo due o tre passaggi, se mai potesse essere di vostra curiosità, e niente, ci vediamo domani per chi vuole sul nostro canale YouTube o se riusciamo a farlo anche la replicazione in Facebook. Pollicioni, ci vediamo e... mi raccomando, prima di andare via e prima di scappare, magari andare a fare le cose, mettete un bel mi piace a questi video, siamo mica qui a pettinare le bambole, come dicevo, quelle cose, fa piacere, ci fa anche capire che apprezzate questi video, quindi non ti dimenticare di mettere un bel mi piace, prendi in considerazione anche di iscriverti al canale YouTube e attivare la campanella. Mandi!